Sei in ascolto di RDA Radio 1 Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1 Circuito Spreaker, la tua radio web. Gentilissime amiche e gentilissimi amici all'ascolto, il più cordiale ben connessi da Roberto De Angelis, ben connessi sulle web radio amiche, cominciando da RDA Radio 1 per finire a Niceto Radio Web TV di San Pier Niceto in provincia di Messina. Ben sintonizzati in modulazione di frequenza con quattro radio siciliane, esattamente della provincia di Palermo, Caltanissetta, Enna e Catania, e ben sintonizzati naturalmente in altre emittenti dell'Italia meridionali, ma ben sintonizzati anche sui 104 e 800 MHz o megacicli stereofonici, consentetemi a me paleolitico di usare questo termine, megacicli stereofonici, di Radio Voce della Speranza Roma. E quando dico Radio Voce della Speranza Roma, voglio formulare un fortissimo ringraziamento al redattore capo di Radio Voce della Speranza Roma, Mario Calvagno, che mi consente di andare in onda. Io vorrei ricordarvi che Radio Voce della Speranza in generale, e in particolare anche la stazione di Roma, è un servizio rivolto a tutti, vuole trasmettere i valori del messaggio evangelico con un linguaggio comprensibile all'uomo e alla donna di oggi, promuovendo le relazioni umane e la qualità della vita per accendere la speranza. Attenzione poi che dall'8 ottobre del 2020 c'è un unico sito di riferimento che è opmedia.it, è scritto con l'H davanti, opmedia.it, ed è un unico brand che identifica la comunicazione, la informazione avventista sia all'interno sia verso l'esterno. È qualcosa di molto interessante. Allora si scrive con l'H davanti, opmedia.it, e si pronuncia opmedia.it. Visitate il sito, ci sono rubriche veramente meravigliose, a dir poco, perché ci sono rubriche religiose, spirituali, ma anche sociali, di salute, di medicina, di bellezza, difesa degli animali, c'è di tutto, veramente di tutto. Io ve lo ricordo ancora una volta che Radio Voce della Speranza non è un'emittente radiofonica come ce ne sono centinaia di altre, è un'amica di cui non potrete fare poi a meno. Capito? Quindi mi raccomando, seguite il mio consiglio, provatelo, poi io non voglio essere creduto sulla parola. Allora, adesso andiamo invece a quello che è l'argomento del giorno, di Siamo di ricetta. Vorrei parlarvi oggi di farro con fagioli e peperoni, ingredienti per 4 persone. Abbiamo 200 grammi di farro perlato Nuova Terra, 240 grammi di fagioli cannellini Nuova Terra, 16 pomodorini pachino o ciliegino, io dico anche 18, ragazzi, se sono poi pachino o ciliegino DOP della Sicilia sarebbe ancora meglio, vanno bene anche i pachini e i ciliegini che non sono DOP Sicilia, però quelli della Sicilia hanno un sapore particolare. E poi dovremo trovare un paio di cipolle di Tropea, di quella qualità lì, e se pizzicano queste cipolle sarebbe ancora meglio, una carota e qualche falda di peperone arrostito. Allora vediamo quale potrebbe essere, anzi quale sarà la preparazione, perché potrebbe essere. Dovremmo prendere il farro perlato, questi 200 grammi, 230 grammi, lasciarlo a bagno e poi sciacquarlo dalle impurità. Quindi dopodiché si passa alla cottura del medesimo. Bisognerà cuocere il farro, attenzione, nel doppio del suo peso di acqua per circa 20-25 minuti. Poi scolarlo, farlo raffreddare molto rapidamente, molto velocemente, e metterlo in una ciotola. A questo punto aggiungete la carota cruda fatta a filetti. Qualcuno mi dice: ma se la faccio a rondelle? No signori, a filetti viene meglio. Le falde di peperone a pezzi, qui mi si dice qualche falda, io nella mia preparazione ne metto tanti di peperoni, poi chiaramente bisogna non eccedere, chiaramente. Poi i pomodorini interi o a metà a seconda della grandezza. Per quanto riguarda invece i pomodorini, io vi consiglio sempre di tagliarli a metà, indipendentemente secondo me dalla grandezza, perché i ciliegini o i pachino vanno tagliati a metà per gustarli di più. Poi aggiungiamo i fagioli cannellini, qualcuno ci vuole aggiungere anche i fagioli borlotti, ben vengano. Aggiungere poi qualche anello di cipolla di Tropea tenuta prima a mollo in acqua fredda per renderla croccante e addolcirla ancora di più.
Allora, la cipolla di Tropea ha qualche anello. Io consiglio anche molti anelli di cipolla. Tenuti a mollo in acqua fredda, la cipolla sarà più croccante e sarà forse meno pungente del taglio fresco. Però se queste cipolle fossero anche leggermente o molto pungenti, per me addirittura va molto meglio. Condire a piacere poi con una piccola quantità di olio extravergine d'oliva grezzo. Io raccomando sempre quello grezzo, poi se volete usare quello filtrato, per carità, l'importante è che sia sempre olio extravergine di oliva, mi raccomando. E prodotto nostrano, grazie, non quello miscela di oli, deve essere un olio ben definito di categoria, mi raccomando. E qualche goccia di limone anche qui, se avete in casa o comprerete dei limoni, cercate limoni siciliani che sono i migliori, non me ne vogliano gli altri, ma i limoni di Sicilia sono eccezionali. Regolate poi di sale, poi c'è qualcuno che lo mette, qualcuno che non lo mette, però un pizzico di sale in più non guasta. Potrete poi aggiungere quello che più vi piace. Io vi posso dare un consiglio, per esempio aggiungere dei capperi, anche questi DOP della Sicilia, poi se sono di altre parti va bene lo stesso, però capperi siciliani, olive, origano e altre erbe aromatiche a piacere, quindi origano, erbetta e basilico, secondo me è un'ottima miscela. E questo, come avete ben capito, è un piatto molto libero a interpretazione, perché la base è quella che vi ho raccontato prima, poi ognuno ci aggiunge quello che ritiene più opportuno come erbe aromatiche a piacere, come olive, come capperi, vedete voi. Sempre naturalmente buono, sempre diverso. Questo deve essere il segreto, no? Cioè, il farro con fagioli e peperoni si dovrà presentare in tavola sempre diverso tutte le volte che lo elaborerete, che lo farete, che lo porterete a tavola, perché non deve essere mai uguale. Una volta ci aggiungiamo un po' più d'olive, una volta un po' più di capperi, una volta un po' più di erbe aromatiche a piacere, fate voi. L'importante è che siano sempre farro con fagioli e peperoni, anche con molte falde di peperone arrostito. Chiaramente sono tutte variazioni sul tema che possono essere accettate o meno, io vi solo dei consigli, poi voi in cucina saprete come orchestrare il tutto. Un saluto va sempre al nostro signor Luciano, fedele ascoltatore, che dice che da quando segue noi la relativa moglie di lui non protesta più, perché riesce a fare qualcosina mentre prima in cucina era zero. Un saluto va anche alla signora Vittorina che ci segue dalla zona di Largo Preneste. Ha detto, ma ho provato a fare, sono piatti molto gustosi. Poi chi vi parla magari è un semi profano di cucina, voi donne che siete le regine del focolare domestico, le regine della cucina, saprete come improntare queste ricette. Mi dicono poi di essere di uguale trattamento per i maschietti, perché tanti maschietti, soprattutto dopo la pensione, si adoperano per tentare di fare qualcosa in cucina. Questi sono consigli semplici, praticamente, quindi sono di facile elaborazione. Allora, oggi abbiamo parlato di farro con fagioli e peperoni. Farro con fagioli e peperoni, vado a ripetere per 4 persone: 200 grammi di farro perlato Nuova Terra, 240 grammi di fagioli cannellini Nuova Terra, un 15-16 pomodorini pachino ciliegino. Qualcuno ha detto, ma se ne metto 8? No, mettetene 16, guardate, fidatevi, mettetevi 16, perché i pomodorini dentro il farro sono veramente ottimi. Cipolla di Tropea una o due, fate voi, non ci sono limiti. Il consiglio teorico è quello di una cipolla, io ve ne dico due, fatta naturalmente a rondelle molto fine, una carota e alcune falde di peperoni arrostiti. Magari poi se sono gialli e rossi e verdi va bene lo stesso, insomma, cioè di diverso colore, di diverso anche sapore. Per cui buon appetito con questo farro con fagioli e peperoni. Io vi ho raccontato anche che potete arricchirlo a vostro piacere. È una ricetta che non è assolutamente estiva, va benissimo per l'estate, ma va bene anche per l'inverno, magari servita leggermente più calda, forse. Ed è un ottimo contorno o un ottimo secondo piatto, oppure se vogliamo rimanere leggeri facciamo una quantità in più di questo farro con fagioli e peperoni, lo facciamo piatto unico del nostro pranzo o della nostra cena.
Detto questo, dirvi buon appetito e buona cena è di prassi, anche perché tutti i consigli che noi diamo su queste ricette possono essere adoperate sia per il pranzo che per la cena, sono digeribilissime. Io vi ringrazio dell'ascolto prestato e della pazienza che avete avuto nel sopportarmi radiofonicamente. Vi do appuntamento alla prossima settimana e, come dico io, mi raccomando, dal più giovane al più vecchio, chiaramente, tutti orecchio all'apparecchio. Un grazie da Roberto De Angelis e buon proseguimento di giornata. Un saluto e a risentirci la prossima settimana.